la Corte Costituzionale ha impedito, con erudite argomentazioni a mio avviso totalmente politiche e strumentali, di andare a votare su eutanasia e cannabis. Noi abbiamo raccolto 2 milioni di firme. Io sono convinto che quei referendum li avremmo vinti e sono convinto che avrebbe potuto essere l'avvio di una nuova stagione di partecipazione nel nostro paese. Ho girato almeno 60 province, ho trovato il contrario di quello che come luogo comune ci si offre: ah, la gente non è più interessata. Non è vero. Se chiedi cosa ne pensano della nuova scomposizione della coalizione, probabilmente in effetti non gli fotte niente a nessuno. Ma partendo da una connessione con delle realtà sociali vissute in prima persona, c'è ancora la possibilità di appassionarsi alla politica. Però gli strumenti vanno rispettati. L'Italia sarebbe una democrazia referendaria dove il referendum è stato reso di fatto quasi impossibile.